Ciao e benvenuto in questa nuova puntata del podcast Pizzeria Ricca. Io sono Mario Menzio, sono un imprenditore, sono un esperto del marketing per la ristorazione già da diversi anni e ho creato questo podcast per aiutare tutti i titolari di pizzeria e di pizzeria d'asporto in particolare a migliorare il loro business, quindi il sistema di acquisizione clienti e di loro fidelizzazione. In questa puntata ho come ospite Johnny Lopiscopo. Ciao Mario e ciao a tutti voi che ascoltate il podcast. Ciao Johnny, grazie per essere qui presente. Johnny è il mio socio in diverse attività, in particolare in Invest in Italia, che è un programma in cui valorizziamo brevetti, ma probabilmente vi racconterà qualcosa in più lui durante questa puntata. E soprattutto stiamo sviluppando un nuovo contenitore per la pizza d'asporto insieme che si chiama Vinny Pizza Box. Poi nel corso della puntata parleremo anche di questo. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito con la prima domanda che come al solito è più che altro una premessa e una promessa, cioè se Johnny vuoi dire a chi ci sta ascoltando che cosa guadagnerà ascoltando, rimanendo incollato a questo podcast per i prossimi 40 minuti. Dunque, la promessa che possiamo fare, caro Mario, potrebbe essere questa, anche mettendo a frutto l'esperienza che ci ha portato in questi anni a raccontare a molti imprenditori che sviluppano brevetti, quello che serve per aziendalizzare le loro innovazioni. E in particolare, diciamo, quello che noi chiamiamo, ci piace chiamare i tre poteri magici. E quindi la promessa che noi possiamo andare a fare con questa intervista, con questo nostro intervento, può essere quello di venire a conoscenza o comunque di approfondire per chi già li conosce e fare delle riflessioni sull'importanza del primo potere, che è quello dello sviluppo del prodotto, quindi la tecnologia dell'innovazione, del processo produttivo, dell'erogazione del servizio e così via. Quindi quello che può essere chiamato anche operation. Il secondo potere magico, quello della, diciamo, chiamiamola parte finanziaria, amministrativa, controllo di gestione. E il terzo potere, quello delle vendite e del marketing. Quindi direi che la promessa potrebbe essere appunto quello dell'approfondimento di quelle che sono, diciamo, questi elementi che noi reputiamo indispensabili appunto per gestire un processo automatico e quindi creare un'azienda vera, degna di questo nome e non crearsi solo un posto di lavoro. E quindi adattare questa nostra conversazione, l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni io e te nel mondo della pizza e delle pizzerie in particolare. Benissimo, e mi sembra un'ottima premessa e promessa. E prima di entrare nel merito, giusto per fare in modo che le persone che ci ascoltano ti conoscano un po' meglio, sappiano appunto di che cosa ti occupi e di che cosa ti sei occupato in passato per arrivare poi alla posizione che occupi oggi. Quindi se vuoi brevemente raccontare qual è stato il tuo percorso di formazione professionale, imprenditoriale, così ti possono appunto conoscere meglio. Volentieri, io ho iniziato la mia carriera imprenditoriale nel mondo digitale, diciamo a metà anni 90 ho installato un primo server su una linea CDN che all'epoca consentiva di sperimentare un po' le prime applicazioni internet che oggi magari possono far sorridere, ma che all'epoca all'inizio consistevano nel insegnare alle aziende di usare la posta elettronica, di farsi un sito internet e quindi cominciai a vendere applicazioni web a sostanzialmente aziende che investivano, all'epoca parlavamo di lire, quindi 1994-95, più di 100 milioni di lire in telex, quindi in costi telefonici che avessero poi, diciamo, una funzione anche legale, perché poi c'erano questi contratti che facevano queste aziende internazionali. E quindi con internet avevano la possibilità di gestire documenti online, e quindi offrivamo, diciamo, una serie di servizi, di pacchetti in questo ambito. Poi via via mi sono appassionato di imprenditorialità in maniera più professionale, avvicinandomi in particolare al mondo del venture capital,
E ho cominciato, dopo aver costruito la prima azienda che appunto si occupava di sviluppo di siti internet, applicazioni web e system integration all'interno di piccole e medie aziende, di una startup che aveva, e qui parliamo del 99-2000, una tecnologia che consentiva alle agenzie immobiliari di poter accelerare il processo di visite degli appartamenti attraverso dei virtual tour. E poi ho portato avanti la mia esperienza sempre in questa tecnologia fotografica nel mondo del credito su pegno, ho fatto un'esperienza in ambito bancario e poi mi sono avvicinato al mondo delle tecnologie, del mondo automobilistico e dei brevetti automobilistici e della digitalizzazione del mondo automotive ed è, diciamo, insieme un percorso parallelo che ho fatto poi anche con te, quindi storia che conosci. Ho iniziato con te appunto questo programma Invest in Italia e parallelamente mi sto occupando di un network che si chiama motorsgrouping.com che sviluppa piattaforme digitali e brevetti automobilistici con un paradigma che è quello dell'open innovation, ovvero vengono promossi dei concorsi tecnologici e viene fatto uno scouting di inventori, imprenditori che sviluppino i brevetti e li si aiuta con un team dove noi abbiamo già testato, diciamo, le modalità con Invest in Italia perché poi questi progetti vengono aziendalizzati e si crei valore sia per gli inventori, gli imprenditori che fanno parte di queste start-up e sia per gli investitori che ne fanno parte. Oggi diciamo che viviamo diciamo, un periodo storico interessante in quanto in Italia il mercato del venture capital sta crescendo fortunatamente come meritiamo, diciamo, come paese, come tessuto imprenditoriale, grazie a una serie di strumenti legislativi come i PIR. E quindi si è creata una liquidità nel mercato delle piccole e medie aziende che di fatto prima era monopolizzato dal credito bancario. Cioè se tu avevi un progetto ambizioso, imprenditoriale, dove volevi fare scalabilità, diciamo che l'accesso al finanziamento era tipicamente quello del credito, mentre l'accesso al finanziamento di capitale di rischio tipicamente era accessibile per aziende di dimensioni grosse, per le start-up era molto difficile. Oggi questo, diciamo, se si fanno determinati passi è molto più semplice. Bene, bene. Direi un percorso veramente interessante, brillante. Per te che ci stai ascoltando, la cosa interessante, come dicevamo anche all'inizio con Johnny, è quella di poter trarre degli spunti che possono essere riportati anche alla tua attività, quindi alla tua pizzeria, svilupparla sempre più in scala imprenditoriale e trasformarla in un business di successo e anche con un potenziale, con una portata sempre più ampia. In questo caso specifico, appunto entrando nel merito del business, quindi della possibilità appunto di trasformare un'attività tipicamente a conduzione artigianale, familiare, come quella di una pizzeria, in un business vero e proprio, diciamo i tre requisiti, oltre a quelli che dicevamo all'inizio, questi tre ingredienti magici, quando si parla dell'aspetto finanziario, della profittabilità, un business affinché sia tale. Di solito deve avere queste tre caratteristiche, cioè deve essere scalabile, riproducibile e profittevole. So che tu ti occupi molto di questi aspetti e nella valutazione anche di progetti di start-up o di aziende già avviate, e quindi ti chiedo di spiegare un po' meglio che cosa vogliono dire questi tre concetti che sono per ogni business assolutamente fondamentali. Sì, allora diciamo che quando si parla di sviluppare un'azienda, diciamo c'è un aspetto che è quello di progettare intellettualmente, speculando attraverso un business plan, attraverso una serie di strumenti che noi, ad esempio, attraverso dei workshop in passato abbiamo fatto. E quindi cercare di risolvere, di individuare un problema e di risolverlo. E quindi la fase iniziale è un po', soprattutto per le persone come me che sono sempre un po' agitate, no? Che hanno sempre bisogno di novità, il mondo della startup perché è bella? Perché vedi la fase di ricerca, la fase di sviluppo prodotto e la ricerca non è solo sul prodotto, ma anche sul marketing, quindi su
sulla costruzione del brand, sulla comunicazione, cioè vai a concepire qualcosa che il giorno prima non c'era. Quindi questa parte creativa è estremamente interessante e estremamente stressante, anche perché non c'è nulla, quindi la devi creare da zero. Quindi è molto bella, ma è anche molto stressante. E quando si trasforma in azienda? Si trasforma in azienda, e quindi quando si può, diciamo, realizzare la scalabilità che chiedevi te. Quando le persone come me, tra virgolette, che si annoiano facilmente e tendono, diciamo, ad annoiarsi. Cioè, quando l'azienda ha questo nome, vuol dire che ci sono delle routine. Di conseguenza, l'azienda, diciamo, deve essere gestita. Non siamo più in una fase di start-up, siamo in una fase in cui c'è, da un punto di vista finanziario, gli investimenti fatti per l'avvio sono, diciamo, coperti dalle vendite, e devi controllare che, diciamo, tutto il tuo processo venga fatto bene, e mantenere la rotta su quello che è la tua missione. E naturalmente viviamo anche in un'epoca dove i cambiamenti sono anche molto rapidi, non bisogna mai sottovalutare, diciamo, l'importanza di adattare tattiche e strategie, però nei momenti in cui tu hai sviluppato dopo un po' di anni un certo processo, si può dire che quella lì è un'azienda e quindi ha delle routine. Quindi appena ci sono delle cose un po' noiose, un po' di routine, vuol dire che c'è il fatturato e quindi hai raggiunto il risultato di creare un'azienda. E quindi un valore che non è più basato sui flussi di cassa futuri, ma comincia ad avere un flusso di cassa storico e dimostrato. Però, diciamo, ci sono aziende e aziende, diciamo che possiamo fare due macro categorie, anche quando vai a sviluppare una startup. C'è un'azienda che, quando si parla di startup, tipicamente si intende sempre l'idea di creare qualcosa, no? C'è il sogno californiano delle startup digitali, e quindi l'idea è quella di creare qualcosa che inizi nel proprio paese e poi scali nei vari paesi internazionali. E quindi la scalabilità, la riproducibilità è: entro in un mercato, ne divento padrone, domino la nicchia e poi allargo il mercato e poi replico la cosa nei vari paesi. E quindi voglio fare un'azienda grossa. Però esiste anche la startup dove io mi apro un negozio e che risponde a determinate esigenze mie personali, di famiglia, e una startup anche quella. Quindi dipende dall'obiettivo che l'imprenditore si pone. Non è che chi si pone un obiettivo ambizioso sia migliore di chi si pone un obiettivo per coprire semplicemente un compenso per la propria famiglia, assolutamente no. È semplicemente una distinzione che però è opportuno fare, perché se tu che ci ascolti, parlando di pizzerie, vuoi aprirti una tua pizzeria per avere un tuo compenso, va benissimo. Ma se tu che ci ascolti, quest'altra persona, hai l'idea di aprire una prima pizzeria, ma che sia una prima di una catena, quindi sviluppando una rete di pizzerie, allora diciamo che devi già ragionare dall'apertura in un certo modo, pensando di sviluppare un processo che possa essere replicabile. Facciamo un esempio per, diciamo, capirci su quello che ho appena detto. Prendiamo McDonald's. McDonald's è un po', vabbè, un esempio anche un po' abusato, però calza a pennello con quello che è il concetto di scalabilità e riproducibilità. Magari non farà l'hamburger più buono in assoluto, no? Adesso c'è anche la moda delle hamburgerie gourmet, eccetera, quindi se vuoi mangiare magari l'hamburger più buono, vai in una di questi esercizi commerciali. Ma se vuoi andare a vedere in quell'ambito lì delle hamburgerie qual è la migliore che riesce a esprimere il concetto di azienda, di creazione di valore, di scalabilità, di riproducibilità, senza ombra di dubbio la McDonald's fa, diciamo, un caso scuola straordinario, perché la loro capacità di essere cresciuti così tanto è stata quella di portare tutta una serie piccole, grandi, di innovazioni nel processo, e che questo processo fosse scalabile e riproducibile.
E tra l'altro abbiamo fatto anche un articolo sul nostro blog di investinitalia.it dove commentavamo il film che era uscito l'anno scorso, che vi consiglio anche di leggere, l'articolo sul sito di investinitalia.it, ma anche di guardare, di trovare il film magari da qualche parte, perché è un film molto interessante per te che ti occupi di food, di business e se soprattutto vuoi aprirti un franchising e sviluppare una rete. Quindi diciamo le differenze sono sostanzialmente queste, cioè la volontà di creare un'azienda grossa oppure la volontà di creare una piccola azienda per sé, per la propria famiglia. Quindi l'importante è capire chi sei e che cosa vuoi fare. Se vuoi fare una cosa ambiziosa, allora diciamo che fin dall'inizio devi operare in un certo modo. Porto un altro esempio che è quello sempre nell'ambito del food, per rimanere un po' pertinenti, con Grom. Grom, che è stata venduta a una multinazionale Unilever. a Unilever poco tempo fa, e questi due o tre ragazzi, adesso non mi ricordo se erano due o tre, due di Torino, aprirono la prima gelateria a Torino, cercando di portare un'idea di qualità, di ricerca del prodotto, eccetera, eccetera, al mondo del gelato. Ma quando hanno aperto questa prima gelateria, nella loro testa c'era già l'idea di creare una catena di gelaterie. Quindi hanno cominciato a lavorare in un certo modo, impostando il processo e individuando una serie di innovazioni nella comunicazione, nel marketing, nel processo produttivo del gelato, perché questo potesse essere fatto in maniera scalabile e riproducibile. Se tu vuoi aprire una gelateria solo per te, solo per la tua famiglia, è logico che certi problemi di produzione, di mantecatura del gelato, di mantenimento della catena del freddo, eccetera, sono problemi che poi non porti. Ma se tu vuoi, diciamo, sviluppare una serie di professionalità che seguono questo tuo modello in tante città d'Italia, devi creare un processo che venga compreso da dei professionisti e che possa essere quindi appunto replicabile e scalabile. In Italia si sta, diciamo, sviluppando, secondo me c'è un grandissimo mercato potenziale sulle catene, sui franchising. Ora, poi quando si parla di franchising, sostanzialmente è un modello giuridico per sviluppare una catena, ma parliamo di reti, di catene, tanto per chiarirci, perché in Italia c'è un po' la mentalità, no, che ognuno di noi è sempre più bravo degli altri, no? E quindi si ascolta poco, si collabora poco, si fa poco sistema, perché c'è un problema culturale che però le nuove generazioni si sono un po' scrollate, quindi stanno un po' cambiando le cose. Quindi se noi confrontiamo le peculiarità, la qualità del lavoro, che comunque in Italia è di altissimo livello, di livello eccellente, io quando vedo la capacità ingegneristica, la capacità delle pubbliche relazioni, la capacità di gestire aziende da parte degli italiani, non hanno nulla da invidiare da parte di qualunque altra nazione del mondo. Però, diciamo, la differenza è quella magari di fare sistema, e quindi vedi magari in paesi anche vicini come la Spagna, come la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, per non parlare degli Stati Uniti, di aziende che riescono a crescere più facilmente grazie a questa capacità di creare delle reti. Quindi in particolare il mondo del food, degli esercizi commerciali, se viaggi un po', tu che ci ascolti, sai di cosa parlo, che se si varca, ma anche guardando su YouTube o in televisione con tutti questi format televisivi che ci sono sul food, c'è anche questo programma Undercover Boss, dove si vedono sempre sostanzialmente queste aziende in franchising. È un modello che riesce diciamo a garantire a quegli imprenditori che sanno che se c'è stata un'azienda o un altro imprenditore che ha studiato in un certo modo un certo processo, gli conviene affiliarsi. E al tempo stesso però c'è magari un altro tipo di imprenditore che vuol creare una grossa azienda, si organizza di conseguenza e crea allora lui per primo la catena. Quindi
Peraltro ci sono anche imprenditori che investono facendo delle loro catene, però investono anche in catene di altri. Quindi il fatto di affiliarsi a una catena non deve essere neanche vista come qualcosa di, come una sconfitta, tra virgolette, non so se sia il termine giusto, però comunque come qualcosa che non sia proprio tua, no? Quindi nella propria carriera imprenditoriale puoi anche optare oggi per una cosa tua. Però anche strategicamente forse a volte è meglio aderire a una cosa che magari qualcun altro ha investito già tantissimo, competenze, studi, eccetera, e conviene aderire a quello che ha, a un lavoro eccellente che ha fatto qualcun altro. Quindi per concludere, diciamo, questo argomento sulla scalabilità, la riproducibilità, e in particolare appunto nel mondo della pizza, per chi ci ascolta, senz'altro mi viene da dire che in Italia siamo in un momento proprio di bivio e di grande potenzialità. Cioè, noi con Vini Pizza Box, studiando il mercato, vediamo i trend, c'è una crescita del consumo e c'è una, diciamo, tutta una serie di caratteristiche che indicano in maniera molto evidente l'affermarsi di marchi studiati, marchi professionali e di processi riproducibili che consentono di gestire il food cost, di gestire il punto da ristoratore prima di pizzaiolo, prima di cuoco, quindi di dare una concezione imprenditoriale. E non solo artigianale, perché la pizzeria è un'attività artigianale commerciale, l'attività artigianale è fondamentale, è necessaria, ma non è sufficiente. Cioè, al giorno d'oggi, se vuoi rimanere nel mercato, devi anche avere un'attitudine imprenditoriale degna di questo nome. Quindi aderire a una rete o avere l'ambizione di aprire una rete o aprire il proprio punto vendita con un marchio proprio senza l'interesse di avere un franchising, ma che abbia, ecco, un suo posizionamento molto ben riconoscibile dai clienti, essere focalizzati, comunicare in maniera genuina un concetto. È indispensabile perché la clientela, i consumatori sono sempre più informati e quindi diciamo è indispensabile che il pizzaiolo sia, diciamo, un ruolo all'interno della pizzeria che fa le pizze, ma il titolare della pizzeria, chi investe, può essere il pizzaiolo, ma deve essere anche e soprattutto il ristoratore, e quindi Inteso come imprenditore. inteso come imprenditore nella ristorazione. A prescindere che poi abbia l'ambizione di fare una rete o avere una propria attività commerciale, però deve, diciamo, investire in formazione imprenditoriale. E ci sono possibilità, ce ne sono, direi, numerose in rete. Per migliorarsi sul marketing, sul controllo, sulle vendite, sul controllo di gestione e sulle operation, quindi su quei tre poteri magici di cui dicevamo. Benissimo. E dicevi, hai citato più volte le parole società, impresa, azienda, spesso vengono usate come sinonimo. In realtà, poi nell'ambito business hanno dei significati ben diversi e questo vale sia se stiamo parlando di sviluppare una rete che sviluppare una singola azienda. Sono concetti molto importanti nell'operatività quotidiana e anche nell'idea poi un domani di rivendere quello che si sta facendo. Quindi Certo. anche i consigli che sentirai oggi possono esserti utili anche in questa direzione, cioè nel valorizzare al massimo quello che stai facendo e la tua attività. Però secondo me è chiaro, bisogna avere chiara questa distinzione tra società, impresa, azienda per capire appunto come fare, poi per valorizzare che cosa si deve valorizzare e cosa invece ha meno importanza. Gianni, so che ci tenevi a fare questa distinzione, è molto importante, se vuoi raccontarci Allora, di noi cosa si tratta. questa distinzione l'abbiamo scritta anche nel libro Investire, perché investire in brevetti e perché no, in un capitolo, la distinzione è molto semplice. La società è sostanzialmente
l'entità legale che l'imprenditore deve attivare per poter fare contratti, aprire il conto corrente, avere rapporti giuridici con i vari soggetti, dipendenti, collaboratori, anche i contratti verbali, la consegna della pizza. Hai delle obbligazioni che in qualche modo avvengono con i fornitori e così via, e quella è la società, quindi l'entità legale. L'impresa è, diciamo, l'atto dell'imprenditore di sviluppare un'attività imprenditoriale. L'azienda è, diciamo, quello che rappresenta l'asset e quindi, diciamo, il processo imprenditoriale. Infatti, quando si parla, per esempio, di vendita della propria attività, non si parla di vendita societaria, ma che potrebbe anche avvenire, cioè con la cessione delle quote, ma soprattutto negli esercizi commerciali si parla di cessione aziendale o cessione del ramo d'azienda, perché si va a indicare proprio diciamo, il valore rappresentato dai clienti, dal fatturato, dal marchio, dalle attività immateriali, materiali del magazzino. Poi questo giuridicamente può avvenire rilevando anche la società, oppure uno costituisce una propria società e rileva la società, diciamo, madre che vende l'azienda, cede il ramo d'azienda. Quindi questo poi è una tecnicalità di cui i commercialisti poi valutano in base poi ai vari obiettivi, alle varie situazioni. Però sono tre cose che si confondono anche correttamente, però bisogna distinguerle. Ma ora questo aspetto qua, che poi può essere anche un po' noioso, un po' accademico, ma è importante, perché ecco, quando si parlava prima di essere imprenditore, l'imprenditore deve essere un po' un tuttologo, no? Che quando si dice sei un tuttologo, di solito lo fai un po' per prendere per il naso qualcuno, perché vuol dire che non sai nulla, no? Però l'imprenditore in realtà deve avere una visione d'insieme, magari avere una specializzazione, essere riconoscibile per qualcosa, però deve avere la capacità di avere una visione complessiva, e quindi non è che deve essere un esperto di finanza, un esperto di marketing, un esperto di prodotto. Magari può avere una focalizzazione su una di queste tre cose, però deve saper parlare col commercialista, fargli delle domande, deve saper parlare con l'ingredientista per sviluppare magari certe farine, certe pizze, e deve saper parlare col grafico, col consulente di marketing per fare magari il menu o sviluppare il logo, magari un'altra sottoetichetta se vuole entrare su certi mercati, eccetera. Questi, diciamo, sono aspetti che anche in un'attività commerciale piccola sono importanti. Ma noi, diciamo, ci piace anche rivolgerci non diciamo, alle catene in generale, ma diciamo, ci piace rivolgerci a quel tipo di imprenditori che pensano che sia importante formarsi continuamente, imparare, e peraltro dall'esperienza che abbiamo avuto anche recente, no? Con il mondo delle pizzerie, devo dire che quelli più presuntuosi sono quelli che hanno le pizzerie più brutte, mentre quelli più affamati di conoscenza sono quelli, tra virgolette, più fighi, cioè quelli che hanno le pizzerie che hanno più successo, che fatturano di più, che hanno le divise più belle, che hanno le pizze più buone, che fanno il marketing più efficace. Quindi, e probabilmente, diciamo, sei quello che ci ascolta, quindi questo, diciamo, lo sappiamo, perché ascoltare un podcast di 45 minuti vuol dire anche fare un investimento, e quindi molte cose di cui stiamo parlando sicuramente le sai, però sei una persona che evidentemente vuole riflettere e rielaborare, ed è un modo anche per sviluppare delle nuove idee su quello che magari si sta facendo. Ottimo. Io mi riallaccerei un attimo a quello che stavi dicendo a proposito appunto di questa distinzione società, impresa, azienda, in particolare l'azienda. Dicevi che poi l'azienda, il patrimonio dell'azienda, i cosiddetti asset aziendali,
sono dati da diverse componenti, no? Citavi il marchio, per esempio, citavi la tua attività, quello che poi può essere proprio le attrezzature, il vostro know-how a livello aziendale e così via. E un altro aspetto molto importante che è la lista clienti. Quello è un patrimonio che però vediamo che viene spesso trascurato dalle pizzerie, pur avendo questa generazione di liste clienti in automatico, cioè anche senza volerlo, perché quando ordino la pizza devo necessariamente dare i miei dati. Dalla tua esperienza, da quello che hai visto in giro, che consiglio ti senti di dare in questo senso? Ma io ho assistito, diciamo, ho ascoltato anche interviste di ristoratori, devo dire illuminati, che hanno fatto anche delle analisi e delle osservazioni molto lucide su questi argomenti. Certamente la frase, relativa a quando tu vuoi vendere la tua pizzeria, ecco, diciamo che a un certo momento tu dici: voglio vendere la mia pizzeria. Vendi un'azienda. Chi te la compra, possono essere pochi o tanti, altrettanti imprenditori. Se tu hai un marchio consolidato, affermato, distintivo, rispetto che un marchio generico, o anonimo, avrà un valore e verrà riconosciuto da un potenziale compratore. La lista clienti, come dicevi te, Mario, giustamente, cioè, se tu non hai, ma io sono convinto che quelli che ci ascoltano ce l'hanno quasi tutti, e se non ce l'hai, fallo ieri, di avere un sistema che ti consenta di avere i dati di ogni transazione che generi, il nominativo, magari la data di nascita. Perché magari quando fa il compleanno gli mandi gli auguri, gli Una mandi delle pizza, immagino. offerte. E quindi, diciamo, si parla, oggi viviamo naturalmente il marketing, le vendite hanno, diciamo, degli strumenti scientifici incredibili. Voi pensate che i centri media e le agenzie di comunicazione, cioè quelle società, quelle aziende che si occupano per le grosse aziende, di investire in pubblicità televisiva, su internet, in televisione, radio e così via. Ci sono dei grossi intermediari, no? Loro fanno dei contratti con le aziende che diciamo, devono investire diciamo, almeno 5-10 milioni di euro di pubblicità. Queste aziende qua non investono direttamente, ma fanno dei contratti con queste società che si chiamano centri media. Queste società qua hanno delle professionalità che tradizionalmente avevano tutti i nomi inglesi, no? Però diciamo un po' tutti legati o al mondo commerciale, del marketing o della comunicazione. Negli ultimi anni l'editoria, quindi tutti i vettori, i broadcast come si dice, vettori di comunicazione, convergono sempre di più, e internet, diciamo che oramai insieme alla televisione è diventato il vettore principale. Internet rispetto alla televisione, rispetto alla pubblicità che si vede nei muri, dei cartelloni, i giornali, eccetera, è l'unico broadcast, l'unico vettore dove tu puoi fare marketing scientifico, perché ogni qualvolta noi navighiamo, interroghiamo una pagina web, lasciamo comunque una piccola traccia. Voi immaginate le innumerevoli interrogazioni di pagine che avvengono ogni minuto in tutto il mondo, e questa quantità di dati, c'è, diciamo, delle professionalità e delle tecnologie, degli strumenti software per analizzarli e poter prendere delle decisioni. Ti sarà capitato, ti faccio un esempio, di andare in un sito a vedere, non so, un'auto usata, poi viaggi su un altro sito, magari un portale, e vedere magari un banner con l'inserzione della macchina che hai visto. Quello non è casuale, ma è, diciamo, un banner che ti insegue in funzione del fatto che, anche se tu hai fatto quella visita magari con lo smartphone e fai la visita del sito col sito desktop, hai magari un account di Facebook o di Google. Il computer riconosce questo tuo comportamento di navigazione e quindi ti esce fuori questa,
questa pubblicità. Ecco, questa cosa molto semplice in apparenza richiede un lavoro di back office molto articolato e complesso con tutta una serie di strumenti abbastanza articolati. Quindi questi centri media si arricchiscono di professionalità che sono ingegneri, analisti di dati che usano strumenti anche molto avanzati. Ecco, ho fatto questo esempio perché in realtà questi strumenti sono disponibili anche per le piccole e medie aziende. Cioè, se tu vai su Google per fare, per raccogliere qualche informazione su un viaggio che vuoi fare o guardare una farina da comprare, tu immagina che uno che va a guardare, una recensione di una pizza va sempre su Google. Quindi tu devi pensare e avere la competenza, magari non diretta, ma comunque comprenderne che c'è questa possibilità, come minimo, che puoi fare delle cose in termini di, ad esempio, di articoli, di investimenti anche pubblicitari su AdWords, e quindi fare un lavoro che viene detto tecnicamente o organico oppure con investimenti pubblicitari, affinché tu possa comparire, in prima pagina e comparire in maniera positiva, quindi gestendo anche, per esempio, le recensioni delle varie piattaforme come TripAdvisor, eccetera. Quindi, a noi ogni tanto diciamo che ogni impresa deve essere un'impresa di comunicazione, ma non solo le grosse aziende, ma soprattutto anche il professionista, la piccola impresa, ha questa possibilità di individuarsi una nicchia, andare a raccontare qualcosa e quindi essere riconosciuto dal proprio pubblico e andare a selezionare il proprio pubblico. Quindi anche la lista cliente, e qui concludo, no, su questa domanda, la lista cliente te la devi anche un po' costruire in funzione di ciò che tu sei e che vuoi raccontare. Quindi non è che devi prendere tutti i clienti, perché tanto non ti interessa neanche prenderli tutti, no? Cioè avrai una tua capacità produttiva di pizze, devi capire che cosa vuoi raccontare, che tipo di lavoro vuoi fare, che tipo di esperienza vuoi dare e quali sono i clienti che ti interessa. E allora quelli ti riconosceranno. È un lavoro anche certosino, scientifico, ma che quando comincia a portare i primi risultati, poi diciamo diventano, c'è un po' una sorta di sequenza di Fibonacci, no? Diventa poi veramente sempre più imponente. E questo poi ti consente di valorizzare appunto l'azienda. Quindi nel momento in cui che tu faccia un franchising, quindi vuoi farti pagare una fee per farti affidare al tuo marchio o vendere la tua pizzeria a un altro imprenditore, un altro ristoratore, se tu hai, diciamo, processato questo tipo di attività e l'hai fatto come azienda, e questo è un valore che non è banale, no? Avere tante recensioni positive di un esercizio commerciale, cioè oggi le asimmetrie informative si sono completamente annullate, cioè il venditore, non può insistere a chiudere una vendita, cioè, non cioè il venditore anni 80, no? Che alzava il telefono, io quando ho iniziato a lavorare avevamo un call center che chiamava le aziende per prendere appuntamenti e funzionava. Cioè, quello era il sistema. E oggi non funziona più così. Cioè, se tu alzi il telefono e fai la telefonata a freddo, cioè, non va bene. Devi fare in modo che, c'è una, diciamo, anche un po' una scuola che viene diciamo, di pensiero, che viene chiamata agile selling, che diciamo, rientra nel concetto di nuove regole, perché il marketing è cambiato da questo punto di vista, perché le asimmetrie informative si sono praticamente annullate. Molte aziende non ci sono più. Cioè, l'esempio più banale è quello di coloro che vendono i DVD, no? Cioè, o i negozi di dischi. Adesso stanno tornando perché sono vintage, sono cool, però intendo dire la digitalizzazione dei processi, dei prodotti, ha fatto sì che il consumatore ha un potere che un tempo non aveva assolutamente. E ce l'avrà sempre di più. Quindi l'imprenditore deve manipolare questa cosa a suo vantaggio. E quindi siamo in un'epoca in cui
anche un po' la macchietta che ogni tanto, no, in qualche vecchio film western vedevi quello che andava in giro a vendere la pozione magica e quindi si associa l'idea del venditore, l'imprenditore come uno che faccia un po' l'incantatore di serpenti. Magari poteva avere anche un suo significante quando il pubblico era governato dall'ignoranza, no? Non aveva libri da leggere. Oggi che abbiamo internet, le persone sono sempre più informate, quindi diciamo il disonesto viene subito scoperchiato. Quindi tu devi riuscire a sviluppare un servizio prodotto di qualità a un pubblico specifico. Puoi puntare anche sul prezzo, quello è diciamo una scelta che puoi fare se hai determinate diciamo, economie di scale. Però diciamo, è una battaglia che per una piccola azienda e soprattutto su quello che sono le aziende italiane e come sono riconosciute all'estero e anche in virtù della marginalità più alta. Io ti consiglio di puntare sempre sulla qualità e non sulla battaglia del prezzo. Facciamo un esempio, per esempio, sui cosiddetti sistemi di acquisizione clienti. Ci sono sistemi di acquisizione clienti online dove tu ti registri come fornitore, parliamo anche facendo dei nomi e cognomi, no? Dai, tranquillo. Nell'ambito dell'edilizia, ad esempio, preventivi.it. Sei uno che ripara tapparelle, ti metti lì, ti arrivano sicuramente delle richieste di preventivi, non c'è ombra di dubbio. Però il cliente, questo l'ho sperimentato sulla mia pelle, devo fare dei lavoretti, eccetera, su un lavoro che io avevo preventivato che potesse costare circa 1200 euro, ho trovato due che mi facevano preventivi a 1600 euro e un altro che me lo faceva a 500 euro. Immagina chi l'ho fatto fare? Quelli da 1000. No, quella da 500 No, euro. vabbè, sei genovese, mi dimenticavo questo. Perché aveva delle ottime referenze e quindi ha fatto il lavoro come andava fatto con 500 euro. L'imprenditore che metteva 1600 euro si lamentava del fatto che questi sistemi di acquisizione clienti lo massacravano. E io dovevo fare un lavoretto che poi alla fine era un tappullo, no? Ma se dovessi ristrutturare una casa completa, quindi con tutta una serie di problematiche, allora andare su un sistema di acquisizione clienti di quel tipo che livella soltanto sul prezzo, avrei certe informazioni, ma quel tipo di imprenditore andrebbe in competizione solo su questa informazione che è il prezzo. Quindi se tu vuoi emergere dalla massa, e quindi puntare su un certo tipo di pubblico, salvaguardare la tua marginalità e rispettare anche perché se investi sulla qualità dei prodotti, sull'esperienza d'uso, eccetera, devi stare attento a investire sui sistemi di acquisizione clienti indifferenziati e crearti un tuo sistema di acquisizione clienti proprietario. Quindi quando si parla di lista clienti si parla anche di creare dietro un sistema di acquisizione clienti proprietario, perché se no vai a fare la battaglia del prezzo. La battaglia del prezzo è sempre una battaglia persa, perché quando la vinci comunque hai vinto il cliente ma hai perso la marginalità. Quindi devi crearti un tuo sistema di acquisizione clienti, sempre. E gestire il sistema di acquisizione clienti indifferenziato, quindi le piattaforme, no, che conoscete tutti di prenotazione, eccetera, con molta attenzione. Bene, così hai anticipato anche una domanda che ti avrei fatto in seguito. Siamo un pochino lungo con i tempi, ma conoscendo Johnny un po' me l'aspettavo. Come sentite, ha sempre un sacco di cose interessanti da raccontare e quindi direi che ci avviamo alla conclusione, ma senza dimenticare naturalmente lo sponsor di questo podcast che è Vinny Pizza Box, è il progetto in cui io e Johnny su cui stiamo lavorando, stiamo investendo, che è un innovativo contenitore per la pizza d'asporto. È in polistirene alimentare e grazie al suo design mantiene la pizza calda e fragrante anche per lungo tempo, evitando che succeda come di solito avviene nel cartone, che arrivi a casa tutta molle, bagnata, fredda e appiccicata al cartone sopra e sotto.
Quindi questo prodotto innovativo è fondamentale per offrire un servizio valido al cliente, quindi se per esempio sei nella fascia che diceva Johnny, cioè che ha una maggiore attenzione alla qualità della pizza, ha dei prezzi leggermente o anche molto più alti rispetto alla media, a maggior ragione il contenitore adatto per evitare che il tuo lavoro venga rovinato durante il trasporto è assolutamente fondamentale. Vinny questo problema lo risolve brillantemente. Se vuoi saperne di più, vai sul sito vinnypizza.com. Qui puoi anche lasciare i tuoi dati e richiedere la prova gratuita, quindi un kit di prova che ti servirà per conoscere meglio il prodotto, capire come funziona e capire anche come sfruttarlo a livello marketing. Abbiamo parlato lungamente durante questa puntata delle possibilità e dell'importanza appunto di avere un marketing ben fatto e consolidato, e Vinny ti aiuta senz'altro in questo senso perché ti differenzia rispetto a qualunque altro competitor che continua a usare i contenitori di cartone. Quindi non ti resta che provarlo, vai sul sito vinnypizza.com. A questo punto chiedo a Johnny un parere non tanto a livello imprenditoriale, perché sarebbe un po' troppo autocelebrativo, ma più che altro un parere da consumatore per quanto riguarda la tua esperienza abituale con la pizza a domicilio. Sì, allora, a me questo progetto è piaciuto subito per svariate ragioni che sono quelle, diciamo, del prodotto che è indubbiamente 10 volte meglio del cartone tradizionale, anche quello più, diciamo, evoluto. E per altri aspetti anche, diciamo, di marketing, eccetera, e tecnologico. Però, diciamo, mi ha convinto perché sulla mia pelle, guardando anche poi i numeri del mercato, eccetera, c'è un potenziale mercato enorme che io testimonio e rappresento perché sono uno di quelli che non prende la pizza d'asporto perché mi fa schifo il cartone. Cioè, non il cartone in sé, mi fa schifo la pizza dentro il cartone. Quindi quelle rare volte che mi capita, perché magari sono in casa di amici che vedo una partita di calcio, cioè non posso dire di non mangiarla mai, all'anno mi capiterà 5-6 volte, no? Vado magari da qualche appunto parente, così capita. Però che la prenda io non succede, proprio per questa ragione. E quindi diciamo, vi posso garantire che vi prendete una fetta di mercato che poi parlando così non è poi così piccola. Cioè ci sono tante persone che la pizza gli piace, ma alla fine la mangiano solo in pizzeria per quella ragione lì. E magari la mangerebbero anche a casa volentieri perché poi è comodo mangiarla a casa, però poi alla fine evitano appunto proprio perché è un peccato vederla tutta spiancicata, insomma, l'odore del cartone. Mi dà proprio fastidio. E ho notato che questa cosa ha una sua diffusione. Quindi, diciamo, da un punto di vista del marketing, vai a prendere un mercato che lo vai a creare di fatto, cioè ti vai a prendere dei clienti in più, oltre a differenziarti sostanzialmente. Certo, infatti devi considerare che sicuramente anche tu hai una buona base di clienti che non stanno comprando da te, non stanno prendendo la pizza a domicilio da te proprio perché non gli piace poi come tipo di esperienza. Ne conosciamo tanti, Johnny è uno di questi, ma se fai una piccola indagine anche tra amici e conoscenti scoprirai che sono tante le persone che non apprezzano questo tipo di esperienza. Mentre invece con Vinny il suo slogan è proprio la tua pizza a casa, calda e fragrante come al ristorante, hai la possibilità di fare in modo che anche queste persone possano gustarsi la loro pizza come se fossero appunto nel tuo locale o in un ristorante in generale. Quindi ti ricordo, vai sul sito vinnypizza.com per avere tutte le informazioni e chiedere eventualmente il kit di prova. Questo, diciamo, era lo spazio relativo al nostro sponsor, allo sponsor di questo podcast. Come dicevo prima, siamo praticamente in conclusione. Faccio ancora l'ultima domanda, che è quella che rivolgo a tutti gli ospiti di questo podcast, e cioè se hanno un consiglio in generale, qualcosa di utile, che può essere un libro, un'app, un programma, un articolo da leggere che può essere utile per la loro professione, quindi stiamo parlando degli imprenditori titolari di pizzeria che vogliono ulteriormente migliorare il loro business. Volentieri. Guarda, io un consiglio che do è quello di, diciamo,
diciamo, migliorare sempre la propria formazione, le proprie conoscenze. E la mia abitudine è quella di tutti i giorni di ascoltare, se, quando riesco, non sempre, però un video su TED. TED è un movimento internazionale dove vengono organizzate periodicamente delle conferenze che durano 15 minuti di argomenti svariati da parte di esperti. E il biglietto di queste conferenze è abbastanza elevato, adesso non so bene quanto, ma qualche centinaio di euro. Però il concetto di questo movimento è che è internazionale, ci sono diverse città in Italia dove vengono anche organizzati, è quello di rendere fruibili e gratuiti tutti i video di tutti gli interventi e vengono messi sul sito TED.com. E tra l'altro è anche un bel sistema per mantenere, diciamo, fresco l'inglese, perché sono quasi tutti in inglese i video. Ci sono Sottotitoli. i sottotitoli, ci sono le trascrizioni e ci sono anche le trascrizioni su quelli, non tutti, però sui video più cliccati, diciamo, c'è anche in italiano. Cioè, ce ne sono moltissimi anche con i sottotitoli in italiano. Quindi il consiglio che do è quello di guardarsi TED, ci sono argomenti di qualunque tipo, sulla sociologia, psicologia, business, tecnologia, bla bla bla. E poi, boh, dare una carezza ai vostri cari. Questo è un altro consiglio che do, che è importante. Poi alla fine si lavora, si fa business, ma poi la cosa importante sono la capacità di avere delle relazioni profonde. Cioè, secondo me, anche nella gestione di un'azienda è importante farlo per una ragione, non voglio dire etica perché può sembrare un po' snob, un po' finto, no? Però alla fine un'azienda che faccia profitto è indispensabile. Però se lo fa anche con l'idea di una visione un po' più ampia, che è anche quella che non è per niente banale, ma di dare un prodotto di massima qualità, fatta con passione e magari portata con un contenitore come quello di Vinni, che mantenga la fragranza, è un messaggio, è una forma di comunicazione non verbale che tu stai dando perché stai trasmettendo la tua passione. Ed è un modo per dimostrare che ci tieni al tuo cliente e vai a creare una relazione profonda col tuo cliente. Benissimo, grazie Johnny. Come dicevo, Grazie a voi. prego. Siamo in conclusione, quindi non mi resta che ricordarti, se non l'hai già fatto, di registrarti al podcast Pizzeria Ricca, di andare anche sul sito pizzeriaricca.com dove trovi altri contenuti che possono esserti utili, tra cui anche il libro Pizzeria Ricca, Pizzeria Povera, di cui puoi scaricare i primi due capitoli gratuitamente. Eventualmente ordinarlo o scoprire appunto come puoi fare per averlo anche tu. Con questo ti saluto, ti ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!